Ciao a tutti e buona Pasqua a tutti voi. Eccoci qua nel meraviglioso mondo di Veronica, dove ogni settimana c'è un nuovo argomento. E l'argomento di oggi, di questa settimana, ovviamente, è la Pasqua. A livello base vediamo che cosa è la Pasqua e diamo tutte le informazioni e specialmente che cosa si fa usando la forma impersonale in Italia a Pasqua. La nostra tradizione più importante per noi è proprio questa, l'uovo di cioccolato con la sorpresa e anche la colomba. Farò vedere entrambe le cose nelle nostre lezioni. A livello intermedio approfondiamo la storia della Pasqua, a livello avanzato vediamo i proverbi sulla Pasqua. In tutte e tre le lezioni, specialmente a livello base intermedio, alla fine spiego dei contenuti grammaticali e lessicali. Vedete, a livello base spiego le preposizioni semplici e articolate, voi le sbagliate tanto tanto e tutte le volte io le, scusate, le ripeto. Va bene, come vedete qui, poi vediamo anche le espressioni con le preposizioni prima di Pasqua, dopo Pasqua, senza preposizione. Vediamo la forma impersonale e tanto altro. Facciamo lo stesso a livello intermedio, però con regole grammaticali anche un pochino più difficili. A livello avanzato mi concentro più sul lessico, sui modi di dire, sulle espressioni, perché in teoria voi dovreste conoscere tutta la grammatica a livello avanzato. Il mio parlato a livello base, guardate quanto apro la bocca, non lo farei mai nella vita normale. Cerco di aprire la bocca e parlare lentamente. A livello intermedio parlo in maniera un po' più naturale. A livello avanzato il mio parlato è un po' più libero. Va bene, ragazzi? Quindi mi raccomando, seguitemi ogni settimana e vi auguro ancora buona Pasqua!